Attraverso una chiamata telefonica sono in collegamento con la famosa attrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Chiara Francini. Lei fino al prossimo mese di settembre viaggerà con la sua tournée teatrale. Cosa rappresenta per lei questa sua ripartenza dopo il lunghissimo periodo di crisi dovuto al Covid-19? Questa ripartenza per me rappresenta una vita che rifiorisce, quindi anche con il mio romanzo giro molto, perché è come se ci fosse la volontà di riappropriarsi appunto della vita, di toccare, di riprendere i contatti con gli altri esseri umani. Lei è una famosa attrice e conduttrice televisiva, come dicevo prima, e si dedica anche alla scrittura. E infatti sta promuovendo il suo ultimo libro, per il momento, che è intitolato Il cielo stellato fa le fusa. La necessità di scrivere questo libro come parte? E perché inviterebbe i suoi fans e non a leggerlo? In questo periodo di pandemia c'è stato impossibile toccarci, abbracciarci, consolarci, quindi ciò che ha reso possibile non soltanto la sopravvivenza, ma proprio la vita, sono state le parole a poterci darci la possibilità di trovare un conforto, di toccarci. E il romanzo che ho scritto è un romanzo fatto di novelle. Le novelle si raccontano e si ascoltano, e quindi nel cuore del mio romanzo c'è il dialogo, ed è il dialogo, la parola, che è stata ciò che appunto ci ha dato la vita in questo periodo di pandemia. Il suo primo libro risale al 2017 ed è intitolato Non parlare con la bocca piena, ma la voglia di scrivere ha preso vita in lei nel periodo che ha preceduto alla pubblicazione di questo suo primo libro, tanti anni fa? Ho sempre avuto un grande amore per la letteratura e per la lettura. E ho sempre amato scrivere. Quando mi è stato chiesto di scrivere un romanzo, io ho aspettato finché non è stato chiaro in me la certezza e l'urgenza di avere una storia che potesse dar vita ad un romanzo da scaffale. Cioè, io volevo un romanzo che rimanesse, o comunque questi erano i miei intenti. Quindi è stata un amore che è nato tanti anni fa e che ho partorito appunto con Non parlare con la bocca piena. Passiamo ora al mondo della recitazione e della televisione, nei quali è attiva dai primi anni 2000, ma onestamente prima di intraprendere la sua carriera sia in ambito cinematografico che televisivo, aveva in mente altri progetti per la sua vita o sempre questi? Ho fatto un tipo di studi umanistici e poi in seguito mi sono diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica. In realtà ho sempre seguito la mia passione in maniera molto molto spontanea e ho soprattutto sempre seguito una riflessione, o comunque una capacità di veduta e di analisi della mia persona, che prendesse in considerazione quelli che erano i miei talenti e parimenti quelli che erano i miei limiti, perché io penso che lì nel mezzo ci sia la strada del successo e quindi eventualmente della felicità di ognuno di noi, e così ho fatto io. Deve sapere che ho molto apprezzato lei in qualità di conduttrice televisiva, soprattutto per il famosissimo programma televisivo Colorado che lei ha condotto nel 2011 e nel 2014. Tra i tanti programmi che ha condotto, le piacerebbe ripetere un'altra esperienza proprio a questo programma, essendo stato apprezzato da un pubblico molto vasto, no? Composto da giovani, adulti, anziani. Colorado è stata una bellissima esperienza, perché era un programma popolare ed era un programma che mi ha visto alla conduzione accanto ad un attore, ad un artista che stimo profondamente, che è Diego Abatantuono, e sicuramente quello che cerco di fare come conduttrice, quando mi capita come attrice, è sposare dei progetti nei quali credo, e sicuramente l'idea di fare un programma popolare, un programma che comunque veicoli la gioia, la felicità e faccia nascere la risata, è sicuramente qualcosa che mi piacerebbe e che credo
in un momento storico come questo farebbe è esattamente quello che ci vuole e quello di cui abbiamo bisogno. Spesso capita che durante le prove di un film o di un programma televisivo, un attore o un conduttore televisivo sbaglia la sua parte e in quel momento si crea un mare di risate. Un aneddoto simile le è capitato durante il suo lavoro, sia per un film che per un programma televisivo? Eh sì, sicuramente i momenti nei quali si sbaglia o tutto quello che è il dietro le quinte, sicuramente molte volte, molto spesso è più divertente di quello che succede davanti alla macchina da presa. Per citare ancora Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, ecco, ci sono stati dei momenti molto molto divertenti in cui magari sbagliavamo a dire la battuta, ma quello che veniva creato fuori dal copione era talmente divertente che molte volte è stato inserito anche nel film. Le Quali sono le sue tappe future? tappe sono le presentazioni del mio romanzo, Il cielo stellato fa le fusa, e quest'estate porto in scena anche altri due spettacoli teatrali, Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame e L'amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff per la regia, la drammaturgia di Chiara Lagani e la regia di Luigi De Angelis con Andrea Argentieri. Io mi chiamo Alessandro Bonafiglia e sono di Riardo, un piccolo paese della provincia di Caserta, e deve sapere che molti giovani e adulti del mio paese la seguono. Vorrebbe mandare un saluto a loro? Io sono profondamente legata a tutta la Campania e per quello che riguarda le presentazioni, cerco di venire più spesso possibile. In tutti i miei romanzi c'è tantissima Campania, anche nel Cielo stellato fra le fusa, uno dei protagonisti è napoletano e ci sono degli excursus storici e umani che prendono vita in questa regione che è molto molto vicina al mio cuore. E quindi credo che sia bello ricevere l'amore, spero che, come è sempre stato così, spero e sono certa che i campani e i casertani me lo restituiscano con passione, come è sempre stato. La ringrazio e le auguro una buona giornata.